Bene, siamo eccoci. Noi. Serata con Marco Buticchi. Vieni Marco, vieni, ecco. vieni. Porta la quetta. Questa sera sei infortunato. Allora, la TV che ci diffonde in 15 network in questo in differita. Hai visto il programma? Questo programma è molto nutrito. Questa sera volevamo parlare di noir e di giallo, però la distinzione tra noir e giallo so che è molto sottile, ma esiste. Allora, io volevo fare una breve introduzione al tema, perché Buticchi c'è un motivo se Buticchi è il primo autore italiano a essere inserito nella collana I Maestri dell'Avventura di Longanesi, accanto a grandi scrittori come Wilbur Smith, dei ragazzi, sì. Esatto, e Clive Cussler tra questi, Begley, esatto. Quindi l'unico italiano che può a pieno titolo stare tra questi grossi monumenti è proprio Marco Buticchi. E il motivo è semplice, perché Marco Buticchi sa scrivere dei grandiosi romanzi, e vedete anche com'è corposo questo romanzo che stasera presentiamo. Romanzi d'avventura sfoggiando uno stile tradizionale, un mainstream direbbero gli americani. Ed è veramente una vera e propria rarità nel panorama letterario italiano. Brevemente, è difficile raccontare i romanzi, però qualcosa dobbiamo dire su questo ultimo lavoro di Marco Buticchi. E incardiniamolo. Siamo nel 1985, in un'aula universitaria di Roma, e Sara Terracini, che è la protagonista di questo romanzo, una brillante studentessa di archeologia, sta discutendo la sua tesi di laurea sull'arte classica, no? Al centro della sua disquisizione, però, il gruppo scultoreo custodito dei Musei Vaticani, Laocoonte e i suoi figli, attribuita a tre artisti rodiesi del primo secolo. Bene, la discussione relativa all'esatta attribuzione dell'opera, fino a quel momento molto accesa, viene però bruscamente interrotta da una notizia sconvolgente. Il professore di economia Ezio Tarantelli è appena stato ucciso nel parcheggio appunto della facoltà universitaria. A rivendicare l'attentato, come spesso accadeva in quel periodo, pressappoco in quello spaccato di storia che va dagli anni 70 fino a metà degli anni 80, è il gruppo terroristico italiano più terribile di quegli anni. E qui mi trovi anche molto preparato, perché io ho scritto un libro ovviamente giuridico che ricostruisce uno spaccato di storia repubblicana, che è I processi politici in Italia degli ultimi 20 anni, pubblicato ormai negli anni 90, e che ha fatto il giro del mondo, perché è stato acquistato per esempio in Australia, discusso il tema negli Stati Uniti, eccetera. Quindi un periodo della storia repubblicana di questo paese unico, direi, e pregnante, e quindi viene rivendicato dalle Brigate Rosse. Sara Terracini però non ha dubbi, nella macchina fotografica del suo amico Carlo si saranno sicuramente fermati con un freeze frame delle foto scattate quella mattina sul luogo dell'attentato. È per questo che alcuni agenti dei servizi segreti lo hanno rapito. Chiamare le autorità ufficiali italiane in un paese in cui le frange estremiste combattono una guerra civile senza quartiere, e in cui alcuni reparti dell'esercito come Gladio agiscono in modo segretissimo, e oseremmo anche dire a vantaggio dei poteri occulti, è perfettamente inutile. E allora cosa fa Sara Terracini? L'unico che può correre in aiuto di Sara, secondo suo padre, ebreo, reduce di un rastrellamento del ghetto di Roma del 43, è il Mossad, cioè questo servizio segreto israeliano che con le Brigate Rosse ha appena stretto un vero e proprio trattato di non belligeranza. E qui comincia la caratteristica peculiare di Marco Buticchi, che è quello di scrivere dei romanzi che io oso chiamare acronici, con questa capacità di ritornare al passato e poi ritornare immediatamente al futuro, cioè con dei collegamenti che solo Marco Buticchi sa fare con questa perizia e con questa intelligenza. E quindi forse quei rullini fotografici di cui si parlava sono la causa del rapimento, delle perquisizioni, dei pestaggi che hanno subito quei ragazzi. Forse invece c'è un filo sottile, dice Buticchi, che lega la storia contemporanea con un vecchio scherzo, una burla che risale all'affascinante periodo del Rinascimento italiano. È Michelangelo Buonarroti, ci chiediamo, che a dare avvio al gioco pericoloso della stella a cinque punte?
Per scoprire come questo sia potuto succedere non resta che proiettarci indietro. Ecco, questa operazione di ritorno al passato nella Firenze del 1487, dove un giovane artista alla corte di Lorenzo dei Medici si cimenta nell'imitazione delle sculture classiche. Ancora una volta, la strada del maggiore Oswald Braille, storico protagonista di molti romanzi di Buttichi, incrocerà quella dell'intrepida Sara Terracini, dando vita a una nuova avventura, una delle tante, direi, di Buttichi, ricca di fascino e ricca di passione. Il libro è un bellissimo libro, come tutti quelli di Marco Buttichi, perché è infarcito di riferimenti artistici, di riferimenti biografici, di riferimenti storici, con questa capacità appunto di muoversi in varie epoche, in vari periodi. Si tratta di un romanzo che ha anche un ritmo incredibilmente implacabile. Un thriller che, a mio avviso, si sfoglia precipitosamente per arrivare poi a un rutilante finale in cui la giovane ricercatrice e un inaspettato personaggio dovranno ingaggiare una vera e propria lotta contro il tempo. Questo è in sintesi il volume. Ma che bella trama. Però non voglio, è una bellissima trama e quindi a te il compito di raccontarci. David non mi dice, David Filippi. No, lei è Michela Tiso. No, me ne sono accorto. Ecco, sì, c'è un po' di differenza, sì, prego. Io, l'avvocato vi ha raccontato, come tutti gli avvocati, ottimamente la trama con trasporto. Io invece non amo raccontare trame, ma amo raccontare la storia che fa da sfondo a questi romanzi. Tutti i miei romanzi partono dalle folgorazioni, una sorta di irresistibili passioni verso un oggetto magari senza senso. Questo nasce in un giorno di alcuni anni fa, quando con famiglia andiamo in, sentite tutti, sì, andiamo ai Musei Vaticani, dove io voglio andare a vedere questo gruppo scultoreo, 2,5 metri di marmo dei nostri monti, marmo di Carrara, si intitola Laoconte e i suoi figli. Laoconte, per ricordargli chi è, quel sacerdote troiano che quando i greci mollano la spiaggia e lasciano lì il cavallo, dice: oh, ho paura dei greci, soprattutto quando lasciano Doni, non fate entrare quel cavallo dentro casa nostra. I suoi colleghi, con questa frase inizia appunto il romanzo, i suoi colleghi troiani invece non gli danno retta, ma soprattutto gli dei, che sono di chiara marca greca, mandano due serpenti marini che si chiamano Porcete e Caribea a ghermire i figli di questo sacerdote, il quale nella mitologia è un anziano uomo che si lancia in mare. Voi pensate, un padre che si lancia in mare per sottrarre due ragazzi, suoi figli, alla morte divorati dai serpenti marini. Cavolo, dice, pensa che faccia di avere un padre così. E quando io mi giro e guardo questo bestione di marmo, dice: ma guarda che bravo, lo scalpellino che è riuscito a imprimere nel marmo l'espressione di un padre con cotanto terrore. E mentre sono lì, io che di arte ne mastico perché mi piace, ma non perché sono un esperto, dico: ma non ci hanno insegnato che l'arte greca, l'arte antica classica, è priva di espressione? Pensateci un attimo, i bronzi di Riace, bellissimi, perfetti, ma dalla loro faccia non capisci neanche cosa stanno pensando, figurati se capisci che cosa stanno facendo. Invece lì, io sono lì, dico una bestemmia, questo mi sembra quasi uno scalpello rinascimentale. E poi quando vado a casa, che voglio vedere che cos'altro hanno fatto questi tre signori, Agesandro, Atenadoro e Polidoro, della scuola di Rodi del primo secolo d.C., vedo che hanno fatto un'altra scultura che viene alla luce nella grotta del Ninfeo di Sperlonga negli anni 90, quindi l'altro ieri. Ecco, lo sapete, signori, che a me tornare in questa piazza, dove sono stato pesantemente trombato a bancarella di qualche anno fa, mi dà sempre... Parlavo con il professor Venelli e dice: ancora una cosa che mi è sempre rimasta dentro. Mi dà sempre una certa impressione, poi sentire il campanile quando suona. Oddio. Però essere nella sestina del bancarello è già una grossa soddisfazione. Sì, ma essere nei trombati al bancarello è una soddisfazione ancora più grande, però stendiamo un velo pietoso. Scoprono questa scultura che sicuramente di questi tre signori, perché è firmata, e tra le due sculture c'è veramente un abisso, sembrano fatte non da mani diverse, da generazioni di mani diverse. E mentre sono lì ancora a studiare, perché mi piace curiosare, dico: cavolo, ma questa sembra quasi una scultura di Michelà
e limitarcelo perché dico adesso l'ho detta troppo grossa, però continuo a studiare in rete e capito che c'è tanta gente ben più titolata di me che pensa la stessa cosa che ho pensato io, perché quella scultura, il gruppo scultore del Laocoonte e i suoi figli, viene alla luce in una maniera assai singolare. Pensate, è una fredda mattina del gennaio del 1506, il papa di allora, Giulio II, uno che risolve le questioni con la spada o con la croce, quindi di sistema, manda a chiamare il suo esperto d'arte che si chiama San Gallo, quindi pensate di che personalità stiamo parlando. Dice: guarda San Gallo, vai per favore sotto il Colle Oppio, è venuta alla luce una scultura che pare che sia bellissima. E San Gallo parte, si porta appresso un ragazzino con i capelli ricci, gli occhi verdi, gli zigomi alti, le mani dure come il ferro, e vanno a vedere questa scultura. Ci sono i 400 romani che stanno a fumare, guardare i lavori, sai? E San Gallo, la scultura è in 9 pezzi, è addossata a un muro, è ancora sporca di terra perché l'hanno dissotterrata, e San Gallo si lancia in una attestazione di paternità quantomeno improvvida, probabilmente prematura. Dice: trattasi del Laocoonte, l'opera più bella di ogni tempo, prima il mio modo di scriverla perché la vide a casa di te. E riscopre la Laocoonte mania, tutti la vogliono, tutti ce la vogliono comprare, re, regine, nobili uomini, finché il Papa non mette fine a quest'asta dicendo: no, me la compro io. La scultura è venuta alla luce senza un braccio. E lo cercano, non lo trovano. E allora il Papa chiama tutti i suoi scultori di corte, e vi assicuro che ai tempi stavano facendo i giardini vaticani, quindi ai tempi c'era Raffaello, non sarebbe stato Raffaello da lì a poco. E dicono, chiama i suoi scultori di corte, e tra questi c'è questo ragazzino con i capelli ricci, gli occhi verdi, gli zigomi alti. Pensate che ci ha fatto la pietà il ragazzino, quindi pensate che mano che deve avere. E il Papa dice: senti Michelangelo, secondo te come è messo il braccio? E Michelangelo senza esitazione dice: è messo così, Santo Padre. E il Papa se lo guarda e dice: senti Michelangelo, tu conosci l'arte, l'arte classica. Dimmi se nella tua cognizione esiste una scultura messa con cotanta postura. E Michelangelo si pensa un attimo e dice: non mi sovviene, Santo Padre, perché la tua firma, Michelangelo. E Michelangelo dice: sì, è vero. In un'altra occasione, contemplando una volta, di cui poi, se avrete pazienza, vi parlerò, il Papa dice: Michelangelo, ma mi hai fatto un sacco di piselli. E Michelangelo dice: ma no, Santo Padre, non pensare al sesso come sessualità, il sesso altrove, pensa alla belva che ghermisce la preda. Quello è un salto famelico denso di pathos, lì un piselletto messo all'aria non è nulla. E il Santo Padre in quell'occasione se la dà, non se la dà quando Michelangelo dice che il braccio è messo così, tant'è vero che il Laocoonte e i suoi figli viene restaurato con il braccio teso verso l'alto. Ho il braccio rotto, non è il caso del Laocoonte. Ma, e pensate che così rimane per 400 anni, fino a che nel 1907 questo braccio non viene alla luce proprio di vicino. E sapete come l'ha messo? Come l'aveva detto Michelangelo. Adesso vi dico una cosa grossa: chiunque di noi, tu interrompimi quando vuoi, chiunque di noi si approccia, si avvicina all'arte, lo fa per fare un passo piccolo verso l'eternità. E se lo penso io, che lo faccio per lasciare, no? Cavolo, ho scritto un romanzo, e pensa ai miei pronipoti quando tra 1200 anni, quando sarò appena scomparso, leggeranno e diranno: ma cavolo, è passato alla storia, è diventato eterno, ha lasciato qualcosa. Ma se lo penso io che sono un povero sfortunato... Sai che in università si dice pubblica o perisci, pubblici o perisci. Pensate che cosa deve aver pensato Michelangelo. Pensate a quegli anni che cos'erano di meraviglia. Prendetene uno a caso: 1492, viene scoperta l'America, muore Lorenzo il Magnifico, Leonardo ha 41 anni, Michelangelo ce n'ha 17, Pico della Milano ce n'ha 40, il poliziano ne ha 40, Pico ne ha 30, Lutero ne ha 9. Ma vedete che da questo coacervo di geni deve nascere qualcosa, ed è quella cosa che ci ha portato a vivere di rendita da allora fino ad oggi, perché noi, ahimè, meravigliosi italiani, da allora fino ad oggi abbiamo solo fatto il gran casino. Quindi, vabbè, questa è un'opinione mia personale, ma non voglio entrare. Insomma, quello che vi voglio dire è che se io trasmetto nell'opera, nel mio piccolo, i miei segreti, pensate cosa avevano fatto queste personalità.
se voi entrate nella Cappella Sistina e alzate gli occhi, sopra di voi c'è il Papa. Il Papa è un ritratto di Giulio II raffigurato con le sembianze del profeta Zaccaria. Il Papa, quando vede questa cosa, si arrabbia un pochettino. Michelangelo faceva soffrire, lo faceva diventare matto. Si arrabbia un pochettino perché dice: cavolo, il committente, quello che sborsa il denaro, deve stare a braccetto col Signore. Io devo stare lì dove c'è il ditone, non devo stare qua all'ingresso. Poi dice: beh, alla fine darò il benvenuto alla gente che entra. E... però il Papa, da 17 metri e mezzo, non può vedere che cosa a dietro, perché dietro il Papa ci sono due putti e uno di questi si esibisce in un gesto irriverente sulle spalle del Santo Padre. Pensate, Giulio II l'avesse visto, come sarebbe incavolato. Andando avanti, una teoria di Laoconti, messi come Michelangelo può sapere che siano messi, quindi col braccino qua dietro, ci indica un percorso. Il percorso si arresta di fronte a un riquadro. Sapete che la Sistina è divisa in lunette, riquadri. Un riquadro importantissimo e di sicuro effetto, si chiama Dio crea gli astri. Andatevelo a vedere quando andate a casa. C'è il Signore che con una mano tiene alto il sole e con l'altra fa sorgere la luna. Bello, bellissimo. Ma lì di fronte c'è un uomo con il culo di fuori. Il Papa, quando lo dice: ma Michelangelo, mi ha fatto anche un culo. E Michelangelo dice: ma no, Santo Padre, non pensare, faceva di tutti i colori, faceva diventare matto. Ma no, Santo Padre, non pensare, ho un culo fatto a culo. Pensa a me che però stavo davanti a te, ti chiedo perdono per tutte le sofferenze che ti ho creato, come un figlio che torna al padre. Michelangelo, signori, è sempre stato un burlone, aveva un carattere pessimo, ma è stato un ottimo falsario. Lui viene alla luce come un falsario della vita e soprattutto amava uccellare la gente, amava prendere per il... E io penso che tutti noi in quella Cappella Sistina siamo stati presi per il... per qualche secolo. Questa è la parte antica del romanzo. Poi quando vorrai però di quella moderna. Ah, ancora? Vado, dicevo. Quando facciamo le domande, prego. Beh, la parte moderna nasce, io ho una convinzione, dunque gli editori sono tutti gli scrittori mancati. E allora ogni tanto si rivolgono a noi autori dicendo: sai che quel personaggio, quell'avvenimento potrebbe star bene all'interno di un tuo romanzo. E io non ho mai dato retta finché un giorno non mi chiama il mio editore Stefano Mauri e mi dice: sai Marco che è morto Silvano Girotto? Io, convinto che fosse un nostro collega, dico: cavolo, mi dispiace, dove lavorava? Dice: ma no Marco, Silvano Girotto è Frate Mitra. Vi ricordate chi era Frate Mitra? Frate Mitra, i più giovani non lo sanno, è il primo infiltrato all'interno delle Brigate Rosse da parte degli uomini del generale, allora colonnello della Chiesa. Frate Mitra è quello che fa prendere, arrestare alla stazione di Pinerolo Curcio e Franceschini. E da quel momento le Brigate Rosse scalano una marcia e mettono una marcia in più, perché diventa capo Moretti. Moretti è un sanguinario, è una persona estremamente discussa, una persona ancora oggi avvolta nei misteri. E lì mi sono appassionato ai misteri di questi anni che ci hanno visto, ma penso a tutti noi, protagonisti, perché il terrore di quegli anni era sulla faccia di tutti. Il romanzo inizia una mattina del 1985, come diceva l'avvocato, quando un professore, un giuslavorista, professore di diritto, prende un ascensore, scende in una piazzola, ci sono due ragazzotti, dico: professor Tarantelli, lui convinto che siano due suoi allievi, dice: sì ragazzi, ditemi, mi dispiace, Brigate Rosse. E gli sparano in faccia 17 colpi con una mitraglietta, un'arma che è assai cara alle BR. Si chiama mitraglietta VZ61 calibro 7,65 Scorpion, quella machine pistol che vedete in mille film. Quell'arma in particolare è particolarmente importante perché ha già ammazzato una volta. Via Calarenzi a Roma, due giovani, alcuni giovani del movimento sociale stanno facendo attacchinaggio, arriva un comando, ne ammazza due, un terzo viene ammazzato durante le cariche dei carabinieri che si susseguono. E da lì parte il terrorismo nero. Quindi, cavolo, è importante. Terroristi rossi, terrorismo nero. Poi ammazza Tarantelli, poi ammazza Lando Conti, ex sindaco di Firenze, poi ammazza Ruffilli, senatore della Democrazia Cristiana, e poi finalmente Pace viene trovato in uno di questi covi un po' balenghi.
dove vediamo che spuntano le cose dopo anni. L'arma è appartenuta a un certo Enrico Sbriccoli, non so se sapete chi era Enrico Sbriccoli, è morto poco tempo fa. Enrico Sbriccoli era il cantante Jimmy Fontana, una persona che fa tutt'altro, però appassionato d'armi, e si compra questa mitraglietta in un'armeria di San Vincent, poi non gli piace, la molla lì. E passa il tempo e Sbriccoli, cavolo, che fa il cantante, non l'intervista, asserisce, interrogato, di avere venduto, ceduto questa mitraglietta a un funzionario di pubblica sicurezza romana. Santo cielo, mi chiedo io, ma come ha fatto un mitra alla fine da un cantante alle Brigate Rosse passando attraverso un poliziotto? E allora incomincio a rivangare questa storia che ci ha lasciato tutti con il fiato sospeso, ma fino in fondo. Vedete, quando studiavo per il romanzo precedente, un romanzo che parla degli esuli nazisti, cioè quelli che hanno tagliato la corda, pensate che dalla nostra Genova sono partiti 50.000, ma non 5, 50.000 criminali di guerra, ostascia, nazisti e fascisti, per andare in Argentina, dove Perón gli apriva le porte perché arrivavano con le tasche piene d'oro e la mente piena di tecnologia. E dicevo, ma non se n'è accorto nessuno, dicevo io. Allora ho provato una giustificazione. Quando la guerra finisce, moglie mia, finita la guerra, beviamoci un bicchiere di vino, stasera facciamo l'amore, perché non bombardano? E i diavoli, ma chi se ne frega di dove sono i diavoli? Quando ci hanno detto che il terrorismo era finito, nessuno si è messo a pensare dove erano finiti i diavoli che avevano infangato e terrorizzato l'Italia. Il caso più eclatante delle Brigate Rosse è il caso Moro, non so se ve lo ricordate, però è meglio ricordare quello che è accaduto. Quella mattina tra l'Iclu, tra Trastese e Via Fani si alzano tre sedicenti brigatisti che noi ancora non sappiamo chi siano, si alzano questi tre brigatisti armati e sviluppano una mole di fuoco impressionante. Accanto a Moro ci sono cinque servitori dello Stato che io presumo siano addestrati a difendere il Presidente. Solo uno riesce almeno a tirare fuori la pistola e esplode due colpi, gli altri 91 colpi in pochi secondi vengono esplosi dal comando brigatista. La cosa che vi deve fare pensare è che di questi 91, 48, anzi 49 vengono esplosi dalla stessa arma. C'è un benzinaio che si chiama Lalli, il quale interrogato risponde: a un mezzo alla strada c'è stava Tex Wheeler, da come questo avanzava e sparava. Ricordatevi com'erano le portiere delle alfette, bucate come rosa precisa. Tant'è vero che il coronamento di questa perfetta azione terroristica che prelevano Aldo Moro vivo e gli altri sono tutti morti. E da lì iniziano i 55 giorni più rocamboleschi di questa nostra benedetta Repubblica, perché noi ancora oggi, signori, siamo costretti a pensare ufficialmente che siamo venuti a sapere che esisteva un covo brigatista in Miagradovi grazie a uno spiritello scherzoso che nel corso di una seduta spiritica è andato in un orecchio di Prodi e ha detto: Gradoli. E al che noi siamo partiti, 3.000 uomini a Gradoli, un paesino del Viterbese, e altrettanti in via Gradoli a bussare alle porte delle case. E quando non li aprivano dicevano: non c'è nessuno, e se ne andavano. Perché in via Gradoli 96, e poi se volete vi leggerò un articolo che per caso è uscito sul Fatto qualche giorno fa, in via Gradoli 96, via Gradoli è quella stradina dove succede di tutto, dove i governatori della regione Lazio si accoppiano con i travestiti, dove i travestiti vengono ammazzati, e dove in questa via Gradoli 96 c'era un appartamento che era delle Brigate Rosse, 13 appartamenti che erano di normali cittadini romani e 20 appartamenti che erano di società facenti capo ai servizi segreti. Di fronte, in via Gradoli 95, abitava un maresciallo dei carabinieri in forza al Sismi, che era il maresciallo dei carabinieri, come il maresciallo di Pontremoli, che conosce tutti, il maresciallo dei carabinieri del paesino dove era nato Moretti. E cosa facevano quando si incontravano la mattina? Si bevevano il caffè? Insomma, noi veniamo a sapere del covo di via Gradoli, in realtà, quando le Brigate Rosse decidono di farcelo sapere, lasciano l'acqua del cesso aperta
l'appartamento si allaga e noi ci accorgiamo che lì c'è un covo. Contemporaneamente a questa scoperta viene diffuso il comunicato numero 7 dell'EBR, non so se ve lo ricordate, era quello in cui dicono abbiamo giustiziato il presidente, l'abbiamo buttato nel lago di Duchessa, ricordatevi questa parola, nel lago di Duchessa, e lì giace, attento a te Cossiga, attento a te Andreotti. Il comunicato numero 7 è palesemente falso, cioè anche la stella 5 punti è malfatta. I toni non sono quelli delle BR, però noi comunque andiamo a Duchessa, noi le forze dell'ordine non trovano nulla. Il comunicato numero 7 è stato redatto da Toni Chicchiarelli. Toni Chicchiarelli è il falsario della banda della Magliana. Voi pensate che casino che abbiamo combinato in una ventina di giorni di prigionia di Moro. Servizi italiani, servizi internazionali, malavita comune, brigate rosse, malavita organizzata. Sono tutti infilati in questa torta. Tranne noi che continuiamo a credere che ci sono gli spiritelli che ci vengono a raccontare le cose. Quando lo Stato viene interrogato su questa castroneria risponde, sì è vero, noi l'abbiamo fatto perché volevamo vedere quale reazione sarebbe ingenerata nell'opinione pubblica se noi avessimo detto che Moro era morto. Ma guardate che spiritata, una cosa, spiritello scherzoso, una follia. Toni Chicchiarelli, in pagamento per questo servizio che ha reso allo Stato, quello occulto, perché il nostro Stato, grazie al cielo, è ancora fatto da servitori sani, ahimè da servitori malati, in pagamento per questo servizio che ha reso allo Stato riceve i piani per svaligiare la Brinks Securmark. La Brinks Securmark è un enorme forziere che si trova sull'Aurelia, dove la Roma Bene mette tutto, mette il nero, mette i contanti, mette le opere d'arte, mette i gioielli di famiglia, e questi si portano via 35 miliardi di lire dell'epoca, 35 miliardi, e poi non si sa quanti gioielli e opere d'arte. Toni Chiarelli da lì a poco viene accoppato da un killer professionista in mezzo alla strada, così come da un killer professionista viene accoppato Mino Pecorelli, vi ricordate chi era? Mino Pecorelli pubblicava un giornale che si chiamava Oppi. Beh, il giorno in cui viene ammazzato con 7 colpi di arma da fuoco, Mino Pecorelli sul proprio giornale pubblica un articolo in cui c'è scritto: se volete sapere la verità sul caso Moro dovete chiederlo a una duchessa. Questa è un'altra volta. La quale affacciandosi può vedere dove giace il corpo del presidente. Girandosi può vedere un luogo dove si è sparso molto sangue e il suo palazzo è protetto da due leoni. Vi ricordate, no? Come ufficialmente ci viene riportata la storia della morte di Moro? 55 giorni di prigionia dell'uomo più ricercato del mondo, il quale viene tenuto prigioniero in un condominio affollato della zona della Magliana, di Via Montalcini. Un condominio affollato. A un certo punto dicono: presidente, la liberiamo. E questo docilmente si alza, povero uomo, dopo 55 giorni. E salga dentro, si metta dentro questa cesta, lo mette in una cesta di vimini. Moro è un omone, pesa 90 kg, lo trascinano lungo le scale di un condominio affollato. Lo mettono nell'ascensore oppure lo tirano giù per le scale. Arrivano in garage di un condominio affollato. Un brigatista, anzi qui succede il contrario di quelli di Viafani, perché qua si autoincolpano in 10, di fronte a 10 rei confessi anche un giudice gli si fa cadere le braccia. Un brigatista tira fuori una PPK silenziata, esplode due colpi, l'arma è messa in ceppa, e allora tirano fuori un'altra mitraglietta Scorpio VZ61 calibro 7,65, per un motivo tecnico che se volete vi spiego fa un casino che guai, e in un condominio affollato esplodono 11 colpi, 13 totale. Il presidente almeno non muore subito, ma ha ancora 10 minuti o 15 di agonia. E cosa fanno le brigate rosse, le primule rosse, quelli che tutti stiamo cercando, con una macchina da brigatista, l'R4 rossa, con i baffoni da brigatista e il morto dentro il bagagliaio, attraversano tutta Roma, 7,5 km, per portare Moro esattamente a metà strada tra Piazza del Gesù, sede della DC, e Bottega Oscura, sede del PC. Ma vedete che un'altra spiritata scherzosa? Ma pensate che siano così imbecilli i brigatisti che cerchiamo da 20 anni? Se voi andate a Roma e fate quello che ho fatto io, vi mettete in via Caetani e guardate
di fronte a voi, appoggiando le spalle alla lapide che ricorda il luogo dove è stato rinvenuto il corpo di Moro, vedete che c'è una casa patrizia. Lì abitava ai tempi, anzi di proprietà ai tempi della morte del presidente, una tale duchessa Caetani di Sermoneta Topazio, la quale affacciandosi può vedere il luogo ove giace il presidente, là c'è il teatro di Marcello ove si è sparso molto sangue e soprattutto il suo passo canale protetto da due leoni, da dove uscendo si mette l'R4 rossa proprio lì dove la si vuole mettere, senza fare 7,5 km pericolosa. Voi direte, ma che c'entra? C'entra perché gli interrogatori dell'onorevole Moro, anche questi li abbiamo a spizzichi e bocconi perché ogni tanto ce ne fanno ritrovare qualcuno, vengono condotti dalle veline dei servizi da un grande vecchio LBR, spesso indicato come Igor Caetani. La duchessa Caetani di Sermoneta Caetani è sposata con un certo Igor Markevich, il quale è abbastanza addentro alle questioni dei servizi perché ha collaborato con gli alleati quando i nazisti, trattando la fuga dei nazisti da Firenze. E quindi qualche dubbio a me l'hanno fatto venire. Sapete qual è la cosa che mi fa più arrabbiare? È che in tutti questi anni nessuno sia andato da Igor Markevich a chiedergli: ma sei tu per caso il grande vecchio LBR? E questo forse perché interessava a qualcuno. Vedete, io bevo un goccino. Vi racconto la storia e non vi racconto la trama. Il mio compito finisco il tossire per la Il mio compito è quello di scrivere romanzi di avventura e quindi divertirvi in altro modo, non raccontandovi verità, ma spesso quando mi incontro mi dico: ma senta, ma cosa c'è di vero in quello che lei ha scritto? E quindi alla fine raggiungo sempre 10 pagine di appendice in cui dico: guardate, fino a qua vi posso aver menato per il caso cercando di divertirvi, ma questo è accaduto veramente. In queste 10 pagine ci sono atti ufficiali della Repubblica, sentenze, estratti di sentenze ed altro. Si concludono così: di questi problemi terribili e angosciosi non credo vi possiate liberare anche di fronte alla storia con la facilità, con l'indifferenza, con il cinismo che avete manifestato sinora nel corso di questi 40. Scusate. Un applauso all'asma, ma che avete manifestato sinora nel corso di 40 giorni di mie terribili sofferenze. Se questo crimine dovesse essere perpetrato, si aprirebbe una spirale che voi non potreste fronteggiare perché ne sareste travolti. Se voi non intervenite, sarebbe scritta una pagina agghiacciante nella storia d'Italia. Aldo Moro, lettera a Benigno Zaccagnini. Anche questa è l'Italia, speriamo che i nostri figli la cambino perché noi non ci siamo riusciti. Grazie Marco, bellissimo questo intervento perché ci ha consentito di ricostruire questo spaccato di storia, come dicevo prima, unico e pregnante di storia repubblicana, a cui io sono molto legato perché tra i molti libri che ho scritto giuridici c'è anche questo volume sulla ricostruzione di quel periodo. Io non ho particolari meriti, sono legato a questo libro perché hanno contribuito un po' tutti i magistrati del Pool di Milano e di altrove a ricostruire questa storia di questo paese, gli anni bui di questo paese, e lo hanno fatto perché investiti professionalmente delle indagini. Io direi, c'è qui questa sera con noi Michela che si alterna con Davide Filippi nella conduzione e nelle formulazioni delle domande, però prima di dare la parola, visto che tu sei un Lions come lo sono io, al governatore distrettuale del Lions, che è il dottor Gianluca Rocchi, che è uno degli sponsor appunto di questi nostri incontri insieme con Autobeghini, con il Caffè Letterario e con Brugeo di Parma. Prima di dare la parola a Gianluca volevo ricordare comunque gli appuntamenti.
e abbiamo l'8 di agosto qui sempre alle 21 Pupi Avati, che ci parlerà della sua, che ci presenterà il libro, che poi è una sua autobiografia. Avremo il 9 Simone Cristicchi, che ha vinto, come voi sapete, i Festival di Sanremo, ma parlerà delle foibe, quindi un argomento interessantissimo, e poi ci ha chiesto di poter anche concludere la serata con un po' di musica, e quindi lo faremo anche cantare. Il 10 abbiamo Ingroia, Caselli e Cucuzza, e presenteremo due libri, 20 anni contro, per quanto riguarda Ingroia e Caselli, perché ho scritto un libro scritto a quattro mani, e invece Cucuzza con Gramigna, che invece è un volume in cui ci racconta la storia di un figlio di un camorrista che decide di dissociarsi dal padre e di condurre una vita onesta. E per concludere un tema interessantissimo, quello con Stefano Folli, sulla crisi e i capitalismi. Prego, dottore. Io ringrazio il Lion Marco Buticchi, perché l'abbiamo già avuto a Pontremoli anche presso il nostro club, ma quella voce narrante che avete sentito stasera, molto bella, che ci ha affascinato e ci ha fatto percorrere gli anni forse più bui che abbiamo vissuto noi della nostra generazione in questa Repubblica, è una voce che da diversi anni fa parte di uno spettacolo di Lions. No, ahimè, però bisogna dire questo: Lions che in un anno hanno fatto rappresentazioni, sono Lions di Spezia, fanno un musical bellissimo, questo credo che sia il quarto forse che stanno facendo, sono stati al Teatro Reggio a Parma, sono stato al Carlo Felice a Genova, mi sto adoperando, te lo dico perché domani sera mi vedo con Massimo Ratti. Tu basta che gli offri un sito a lui fare. Teatro Verdi di Firenze a febbraio, poi un teatro da 1200 posti, e devo dire che in un anno hanno raccolto fondi per solidarietà per 150.000 euro. Quindi questo è veramente il tema del certo. Presidente internazionale di quest'anno, era forza l'orgoglio di essere Lions. E io dico che persone come Marco Buticchi veramente ci onorano di essere dei Lions. Grazie Marco e complimenti ancora per la tua produzione. Grazie Gianluca. Io ho visto arrivare in sordina però il professor Giuseppe Benelli. Allora Buticchi in esordio di questa serata ha detto: beh, in fondo qui con questo bancarella che non sono riuscito a vincere, dico, se ti posso confortare, un altro lunigianese, un altro della Lunigiana storica, che è la professor Zampetti, non vinse il premio bancarella con quel libro che non è un libro di diritto o di dottrina dello Stato, ma un libro scritto col cuore, che era Il Vangelo di mia mamma. Non so se il professor Benelli due parole ce le vuole dire, anche confortare Marco Buticchi. Il trombato. Conforto al trombato, professore. Tanto un saluto a Marco, vederti in questa piazza a me fa sempre piacere. Anche a me. Allora, io devo dire che il rapporto mio con Marco è un rapporto particolare, singolare. Io ho avuto un grande affetto verso suo padre. Il motivo di questo affetto non era soltanto perché è stato un grande presidente del Milan, perché è stato un grande imprenditore, ma perché era legato al passo della Cisa quando non c'era l'autostrada, e tutte le volte che tuo papà passava dalla Cisa si fermava da Molinari, a cui lui era particolarmente legato, anche per vicende durante la guerra. E quindi di Buticchi ci parlò in classe la Lucetta Molinari, la figlia di Birra, che portava con grande simpatia le notizie su tuo padre e che invitava Lucetta e gli amici alla bussola, alla capannina. Quindi tuo papà era un mito. Arrivavano le fotografie con Walter Chiari, che era amico di tuo padre. Quindi diciamo che io di te a un certo momento ho questo riflesso paterno. Poi vengo a sapere dalla mia amica Tartarini, Gabriella, che lui aveva fatto un esperimento letterario. Si era pubblicato in proprio un romanzo. Non solo se l'era pubblicato, ma con l'aiuto di tua moglie se l'era anche venduto. Questo esperimento è un esperimento unico e singolare. Oggi diciamo che con computer e con internet è all'ordine del giorno. Però allora cercarsi un tipografo, pubblicarsi un romanzo,
con la creatura, tirare una coppia o tirarne mille costava uguale. Uguale, certamente, certo. Non solo, allora lui l'ha fatto per il primo e per il secondo e ha tirato su di sé l'attenzione sicuramente dell'editor più intelligente che abbiamo avuto nel Novecento, Mario Spagnol. Spagnol è stato un grande creativo, lui era di Lerici, ho avuto la fortuna di conoscere Valentino Bompiani, che aveva questa villa stupenda a Lerici, e Mario Spagnol ha fatto una carriera editoriale incredibile, ha preso la Longanesi, ha creato un'attività editoriale unica. E Mario Spagnol ha letto uno dei tuoi due romanzi e ne è rimasto colpito. E so che ti ha avvicinato e ti ha detto: guarda, se hai intenzione di scrivere un terzo, pensa a me. È iniziato un successo incredibile, un successo, devo dire, un fenomeno unico nel panorama dell'editoria italiana, un successo che continua. Lui sapete che quando va alle presentazioni si porta tutti i libri adesso che ha pubblicato, perché sono però quella cosa lì era commovente. Allora, adesso questa ve la racconto. Dunque, tutti gli incontri del pre-bancarella che si svolgono in tutta Italia, ma in tutti gli incontri che ho fatto, perché una volta io incontrai, la prima volta che incontrai Wilbur Smith, gli dissi: tesoro mio, me lo toccavo tutto, pensate, speravo che mi desse un po' di fluido, ma adesso che cosa stai scrivendo? Ma tu sei matto scrivendo io mi piglio 2 anni di anno sabbatico, io guarda questo qua, io sto diventando matto per trovare la trama per il mio secondo romanzo, è uscito soltanto il primo e questo si prende gli anni, e dico: guarda, ve lo giuro, prenderò io non un anno sabbatico ma una piccola licenza. E l'altro giuramento che feci, la licenza poi sarebbe stata una ogni 5 romanzi, scrivere qualcosa di diverso. E l'altro giuramento che feci, così sì, senti, te li volevo portare tutti appresso per farteli firmare, perché li ho tutti a casa. E lui mi rispose: you have to take a cariola, l'ho detto in italiano, dovevi portare la cariola. E io dissi: ma guarda questo, io però te lo giuro, allora invece di portare la cariola, tutti i romanzi che farò li porterò sempre presso me ogni presentazione. E li portai fino a quella sera qua in questa piazza, che mi ricordo che c'era il mio trolley, perché ormai sono tanti, ahimè sono 14. No, ma poi altri, non sono risetti. Posai il trolley sotto il palco e ahimè un premio a cui anelavo da quando ero bambino non mi venne assegnato, non do colpe. E non parlo, ma no, parlo io no. Perché devo continuare. Allora, aspetta, fammi raccontare la fine. La settimana dopo c'era il premio Salgari, nel quale competevo con gli stessi con cui avevo competito al bancarella, e dissi: ma guarda, tanto mi trombano anche stavolta, non me li porto tutti, andai e vinsi. E quindi allora non li porto più. Allora io devo dire che però lui portava questi libri non soltanto con scaramanzia, e si capiva, ma con una dichiarazione d'amore, nel senso che come uno che dice: qui ci sono tutto io, in questi libri mi rappresentano, è il mio biglietto da visita in qualche modo, ho giocato la parte migliore della mia esistenza. Poi io ho avuto modo di conoscerlo, di incontrarlo a Rotary una sera alla Spezia, di ascoltarlo, scoprire che non è soltanto bravo a scrivere ma è bravissimo anche a parlare, e poi un bel giorno in questa piazza mi dice: ma io concorrerei volentieri al bancarella. Quando le persone a me care mi dicono questo, non vi nascondo che ho un tuffo al cuore. Io devo subito dire: guarda, io non voto, votano solo i librai. È un premio dei librai, nel bene e nel male. I librai sono commercianti che tirano sulla saracinesca o aprono il negozio, che hanno un problema di quotidianità. E il bancarella funziona quando ci sono due editori che aspirano alla vittoria, cioè quando si crea competitività editoriale. Senza questa competitività il bancarella non funziona. Non l'ho detto io, l'ha detto Crovi, che è anche un altro personaggio importante. Crovi diceva: finché al bancarella ci sono due editori che fanno una campagna elettorale sui 200 librai per poter vincere il bancarella funziona. Il giorno che non ci sarà più questa competizione, il bancarella non funziona più. Perché? Perché essendo un premio fatto solo da librai, assume una forte valenza commerciale. Devo dire che continua a vendere tantissimo. Anche libri brutti vendono. Anche bancarella che hanno vinto, brutti, hanno venduto e continuano a vendere cifre neanche paragonabili agli altri premi.
perché mi dite voi? Per un meccanismo commerciale, per gli sconti che gli editori fanno a questi librai, per cui i clienti entrano in queste librerie e dicono compra la bancarella. Cioè, quindi è un criterio un po' particolare. Lui doveva vincere, non solo lo doveva vincere perché il suo romanzo era di gran lunga il più bello, ma perché nel cuore, non solo mia, ma di tanti che organizzano questo premio, si puntava su di lui. L'operazione per cui tu non hai vinto, lo sai, è solo e esclusivamente un'operazione del tuo editore. Te lo dico io, poi all'interno posso, ci sono tante sfumature. L'altro editore di quello che ha vinto, che ha fatto l'operazione meglio, comunque. No, ma non c'è dubbio che la competizione editoriale, che, ripeto, mentre se tu ti candidi alla Spezia, ti candidi in comune, se non fai la campagna elettorale ti senti dire da un amico ma guarda, scusa Marco, non mi hai chiesto il voto, io non te l'ho dato, non ti ho dato la preferenza, capito? E no, e questo succede, io ho fatto tante campagne elettorali, c'è una contraddizione in termini, scusa, certamente non c'è dubbio che la tua casa editrice, che non annovera tanti bancarella, perché nella tradizione bancarella partiamo con Mondadori, poi inizia un duetto Mondadori Rizzoli, Rizzoli Mondadori, quando salta fuori un Mursia o salta fuori un Feltrinelli è una rarità. Qualche motivo ci sarà, perché nel mondo editoriale chiaramente... L'ultimo da Donato Carrisi, qua 5 anni fa. Certo. No, quello che la contraddizione in termini del, io non parlo del mio perché sembrerebbe che ti rilacqua il mio orino, ma le ultime due edizioni del Bancarella non hanno riscosso un successo commerciale tale da... Ma guarda, allora, sai, sui dati, cioè, sui dati di... no, ti do i dati dell'editore in piazza, che ha detto, 2 anni fa 500.000 libri venduti. Sì, ma poi tutti sparano milioni di copie. No, poi io poi non verifico, io sai, devo fidarmi. Non è che io ho i diritti d'autore, ma un brutto libro che ti vende 500.000 copie dopo che ha vinto il Bancarella, perché Carrisi è un bel libro, e lui ha dichiarato 280.000 copie dopo. Carisi, ci sono i numeri di un successo editoriale con pochi precedenti in Italia. Di io questo, io ti devo dire, non, ti do conosco. I dati che mi dicono. Sì, ma poi uno viene qua e dice 1,5 miliardi di copie, no, per l'amore di Dio. Poi, ascolta, quando io presentai Kassler l'ultima volta, era appena scoppiato un macello, perché lui avevano fatto questo film Sara, non so se ve lo ricordate, aveva bisticciato con la casa di produzione cinematografica, si erano fatti causa vicendevole e la casa di produzione cinematografica ha detto, lui ha firmato il contratto dicendo io ho venduto 120 milioni di copie nel mondo, Kassler, e qui si sono andate a comprare le copie una a una e hanno scoperto che erano venuti 80 milioni, quindi anche Castro dice delle mozze, figuriamoci. No, che ma adesso io capisco italiani. Che io riferisco i dati dell'editore, io non ho altri riferimenti. Però voglio dirti una cosa e chiudo l'intervento. L'anno scorso, nel 2013, era il centenario della nascita di uno scrittore a me molto caro, Piero Chiara. Piero Chiara concorse al Bancarella con un bel libro, D'Annunzio, un libro a cui lui aveva dedicato anni, quindi non parlava del suo lago, non era le sue vicende, un libro che aveva venduto 100.000 copie, sempre la Mondadori lo diceva, quindi viene qui e lo danno per vincitore. Cosa succede? Che tra i 6 finalisti c'è Zavoli con un suo libro di saggi, di articoli di giornale. Sicuramente era quel periodo in cui Zavoli era in televisione continuamente, che aveva grande successo, e c'era Massimo Grillandi, Rusconi, con la Contessa di Castiglione. Arriva Chiara con i suoi specchietti d'oro, con la sua eleganza, è dato per vincitore. Zavoli, che era già stato fregato una volta, si è ben guardato da farsi vedere sulla piazza, molto probabilmente se avesse vinto correva da qualche località vicina. Quindi c'era questo Piero Chiara dato per vincitore, incomincia lo spoglio del notaio e i 3 libri stanno sempre alla pari. All'ultimo momento Massimo Grillandi scatta, vince per 3 voti su Zavoli, terzo Chiara. A questi punti Renzo Tolozzi, il segretario del Bancarella che intratteneva, imbarazzatissimo, anche perché sperava, veramente, l'aveva detto anche a me, che vincesse Chiara, cioè vincesse la Mondadori, poi fondamentalmente, chiama Chiara sul palco e lo chiama con un tono un po' depresso, dispiaciuto. E allora Chiara dice, scusa Tolozzi, ma allora tu non mi conosci. Se tu hai letto i miei libri, sai che io vivo di gioco,
sono un giocatore d'azzardo. E il giocatore d'azzardo dove si realizza? Nella rivincita. Ci ritroveremo qui in piazza. Aspettate, aspettate. Lui stava scrivendo un romanzo, il suo solito romanzo ambientato sul Lago Maggiore, cambia la location, lo colloca al passo della Cisa. Saluti notturni dal passo della Cisa. E su questa piazza più volte il personaggio si ferma a dormire, no? Perché è un personaggio singolare. Un bellissimo libro che ha avuto un enorme successo, ambientato, questo, il personaggio era di Brescia e scendeva giù a Lerici, però siccome di notte incontrava una donna al passo, al di là del passo della Cisa, era ambientato quindi nella nostra zona, Bocca di Magra, queste cose. C'è una descrizione stupenda delle Apuane, del luogo, tanto che i critici si chiedono, ma come mai l'ultimo romanzo di Chiara non è ambientato come tutti i suoi romanzi nei luoghi a lui congeniali? Era il biglietto, la carta vincente per il bancarella. Se non che lui, che aveva una voglia di vivere, il padre morto ultracentenario, sorpreso da un tumore, il libro è uscito dopo la sua morte, e al bancarella bisogna essere vivi per vincerlo. Però lo dico perché questa storia di Chiara, che ho scritto recentemente su una rivista, è emblematico un po' dello spirito del bancarella, che è fatto anche di questi giochi. Zavoli l'ha vinto al terzo colpo con Socialista di Dio, un brutto libro che ha avuto un enorme successo, un libro di saggi, quindi non è nello spirito del bancarella, che invece è lo spirito dei tuoi libri, è lo spirito dei tuoi romanzi, cioè è lo spirito di un successo popolare come tu hai attraverso la tua letteratura. Riprovaci. Grazie Giuseppe, grazie per questo intervento. Io faccio sempre un po' una forzatura, il professor Benelli è qui e quindi non si può non dare la parola al professor Benelli. Sa che io gli dico sempre con una buttade che io esisto perché tu esisti. Devo molto al professor Benelli. Prego, vuole fare una domanda a Michele. Io, leggendo qua e là, non so quanto sia attendibile la notizia, leggevo che molti dei suoi romanzi nascono in riva al mare, al Lido. Siccome io sono delle sue parti, ero incuriosita da questo aspetto, quindi è vero che sedersi e guardare il mare aiuta? Sì, soprattutto per chi fa il nostro lavoro, quindi chi vive su una spiaggia tutto il giorno, a contatto con 2000 persone al giorno, o pensi a qualcosa oppure ti vai in... impappa la mente, quindi è meglio pensare, e siccome io penso alle trame le invento spesso e volentieri lì. Un'altra cosa di cui parlavamo prima con l'avvocato, lei è figlio di un imprenditore, quindi sono una figura importante, appunto presidente del Milan, per cui anche un passato, se vogliamo, anche faticoso da portare avanti. In qualche modo, insomma, una figura importante. No, forse un passato facile e un futuro più, sì, più faticoso. Il passato era veramente facile. Tante volte mi dicono, ah, ma tu, non ve lo dico per vanagloriarmi, non ti sei mai montato la testa. Io dico, guarda, se c'è da montarsi la testa me la sei dovuta montare prima, quando tutto era davvero facile, non l'ho fatto prima, figura che se lo faccio adesso 60 anni, perché scrivo romanzi di successo, continuo a fare il mio lavoro. Ma la mia domanda è, come, diciamo, è nata la scelta di scrivere? È stata... L'ho sempre scritto, è sempre stata una passione irrefrenabile. Vi faccio un esempio, mia moglie e mia nipote mi sono testimoni. Ieri mi chiama il giornale con il quale collaboro, Nazione, Giorno, Resto del Carlino, QN, e mi dicono, ti abbiamo tenuto un buco sulla prima, devi scrivere un articolo che è uscito oggi su questa bomba d'acqua che ha distrutto il Trevigiano ieri. Dal che io arrivo a casa e mentre stiamo per uscire, perché poi eravamo a cena qua vicino, mi suona il telefono e dice, Marco, ma l'articolo, cavolo, me lo sono scordato. Al che camuffo con questo, dico, guarda, te l'ho mandato, l'ho scritto in ufficio, però adesso non ho lo stesso computer, te lo riscrivo. E in un quarto d'ora mi è uscito un articolo da prima, che oggi era in prima, con un sacco di complimenti. Anche poi scrivere diventa malizia come tutti i mestieri, però ci vuole qualcosa dentro che te lo fa fare, e c'è sempre stato. E poi
il coraggio non è tanto nello scrivere, quanto andarsi a cimentare. Quindi quando mi dicevano lascia perdere, non... E io invece ho detto adesso prendiamo, riempiamo la macchina di copie e andiamo a vendere i romanzi e vediamo che succede. È accaduto il miracolo che mi ha cambiato la vita, quindi in termini di piaceri più che di denaro, insomma adesso uno che vende come me gli cambia la vita anche in soldoni, però insomma intanto è il piacere che ti chiama, un giorno mi chiama una signora e dice buongiorno, dottor Buticchi, sono dottoressa tra i dettagli, la chiamo per conto del Presidente della Repubblica. Dico sì, signora guardi, io sono Napoleone, ho da fare 10 minuti a Waterloo, ma se mi aspetta arrivo. E siccome vivo con un sacco di amici burloni, dico ma allora dimmi chi sei, quella no guardi dottore davvero sono te, no senti, mi dice alla fine ti racconto, dice guardi mi richiami, le do un numero di telefono, mi richiami, numero di telefono di Roma 4 cifre, 0621, dico il 20 sarà il Papa, il 21 è il Presidente o viceversa, chiamo questo numero e mi dice il Presidente della Repubblica ha deciso, adesso ve la dico normale ma vi assicuro per 10 anni mi è tremata la bocca quando dicevo che venivano i lacrimoni, ha deciso di conferirle l'onorificenza del Commendatore al Merito della Repubblica Italiana per aver contribuito, pensate, alla diffusione della lingua italiana nel mondo. E io dico, guardi signorina, c'è un caso di omonimia, però prima che voi lo veniate a sapere me la son già spesa. Sì. Però vedete, sono queste le soddisfazioni che fanno piacere. Certo, ci sono, se avete domande preparatele, poi vi darò la parola. Due domande le avrei. Allora prima, intanto questi sono romanzi in cui c'è fantasia ma c'è anche storia. Quindi io, la domanda che volevo formularti è questa. Intanto sono volumi molto corposi, quindi a mio questo avviso... è più piccolo, penso. Richiedono sicuramente una ricerca impegnativa e in genere quanto tempo impieghi per la stesura di questi volumi? Ormai da 10 romanzi ogni romanzo esce con una cadenza biennale. Un anno di questi lo dedico alla ricerca, un anno alla stesura delle proprie. Poi magari le due cose si intersecano, dico scrivo mentre ricerco o ricerco mentre scrivo, però insomma il tempo è 50-50. L'aneddotica è importante. Quando scrivi? La sera, al mattino, al pomeriggio? Quando capita. Non ho, dunque, scrivere è un lavoro come tutti. E quindi bisogna dedicarsi al lavoro che sta facendo per non perdere il lavoro di vista. Però scrivere una cosa in più, che quando ti viene quell'idea, prima di lasciarla scappare la devi mettere nero su bianco, non importa se la metti bene o malamente, l'importante è fissarla per poi tornarci dopo. Io tante volte anche al mare mi prendo, mi infilo dentro un buco, vi ricordate? Mi sembra fosse Cornwell che diceva, guardando un tramonto, diceva come cavolo faccio adesso a mia moglie che io sto lavorando. Ecco, per me non è così, io invece devo essere murato, chiuso, non devo vedere nulla, non posso deconcentrarmi col tramonto del nostro golfo perché devo essere concentrato a fare dell'altro. Pensate che quando io scrivo la postazione tappezzata delle foto dei miei protagonisti, quando scrivo i nazisti voglio vedere in faccia questa gente e il male che ha fatto, i brigatisti voglio vederli in faccia per capire che cosa pensano quegli occhi, perché ricordatevi che gli occhi di un assassino lo dicono che quello ha ammazzato sempre. Quanti volumi hai venduto? Torniamo a questo aspetto del... Vuoi che te lo complessivamente dica come... Sì. Come editore che spara o no, quello che tu hai. Un milioncino e qualcosa, 1.200.000, 300.000. Quindi ora è una fase in cui tu pensa che adesso mi è arrivata la 46esima edizione in italiano delle Pietre della Luna, che è il romanzo che si svolge qua nelle nostre terre, con le statue stele di Lunigiana, quindi 46 edizioni insomma. È morto qualche settimana fa Giorgio Faletti. Che ricordo hai di Faletti? Vi siete mai incontrati? Faletti era mio amico da 30 anni, un amico fraterno. Ci siamo presentati a vicenda mille volte, l'ho scritto anche sul giornale. La cosa bella è che quando lo presentavo io raccontavo un aneddoto e dicevo, vedete, io ho un amico caro che ha un caratteraccio di merda. E allora, quando lui a un certo punto si è messo in testa di fare l'attore, gli abbiamo messo un po' di donne con le tette gonfie e gli abbiamo inventato questo falso set di drive-in e lui era convinto di fare l'attore in grande. Poi mi ha detto voglio fare il cantante, allora lì prendi Pippo Baudo, un sosia, e abbiamo fatto un finto Sanremo, lui si è arrabbiato perché è arrivato secondo, però poi sapete il tempo mitica, e alla fine questo ha detto io voglio scrivere, detto, adesso qua stai calmo, questa te la insegno io perché al successo nella scrittura si arriva come nelle nespole con la paglia, si matura col tempo e con la paglia.
E lui dice: no, scherzando, no, io voglio diventare un autore di successo. E al che poi io alla fine della presentazione sollecitavo sempre i presenti, tantissimi, a comprare almeno una copia di questo romanzo per non costringere noi amici a comprarne dei milioni. Beh, Giorgio era una persona solare, una persona che qualsiasi cosa faceva, la faceva con amore e soprattutto la faceva bene, perché io non ho mai visto una cosa da lui sbagliata, anche quando dipingeva riusciva a darti delle emozioni, perché era una persona pulita d'animo. E qui abbiamo avuto ospiti 2 anni fa Loriano Machiavelli e Francesco Guccini, che sono 2 scrittori. Ora poi cercheremo di un attimino di fare questo distinguo tra thrilling giallo e noir, perché è molto sottile, ma adesso cerchiamo di individuare quali sono le caratteristiche peculiari. Sono stati ospiti qui, abbiamo avuto molta gente, molte presenze, e però loro respirano l'aria bolognese, e a Bologna c'è stato un fiorire. Tu che invece sei, usiamo questo termine, emarginato rispetto ai punti focali in cui nascono questi noir, come nasce appunto questa? Perché senti, io ho sempre avuto adesso La Spezia non è Bologna, a Bologna c'è un fiorire. Sì, però La Spezia basta che apri La Spezia, i nostri dintorni, le nostre terre, basta che apri una finestra per stordirti, cosa che non riesci a fare in Bologna, dove ahimè mi sono laureato tanti anni fa ed è una terra che amo. Io ho sempre avuto una grossa ammirazione, perché non riesco a farlo, per tutti coloro i quali riescono a mantenere una viva tensione narrativa nell'arco di uno spazio-tempo ristretto. Mi spiego meglio. La finestra sul cortile, 2 attori, una stanzetta, e tu sei lì che tremi per tutta la durata del film. Ecco, io non ci riesco, io per riuscire a fare questo devo partire da una parte del mondo e da una parte del tempo, arrivare da tutt'altra parte, e mi auguro di riuscire a farlo. Quindi per me loro sono più capaci di me. Io non sono un vero scrittore di noir, io mi considero uno scrittore di avventura con un fondo storico concreto, e anche questo lo devo a Mario Spagna, perché alla fine dei miei romanzi io mi sedevo di fronte a lui come uno scolaretto, e lui mi diceva: vede Buticchi, questo non è verosimile. Ma come? Ma Spagna, ma per favore, ma se tolgo quello mi crolla mezzo romanzo. Lo riscriva, mi diceva. Ti sembra facile riscrivere? Eppure poi alla fine dicevo: ma senta Spagna, ma io scrivo romanzi d'avventura, come dire, ma una minima licenza d'autore me la concederanno i miei lettori? Lui diceva: no, guardi Buticchi, lei col ditone, lei scrive romanzi d'avventura con un fondo storico, e nella storia bisogna essere rigorosi. Io la lezione l'ho imparata, e da allora, ancora oggi, io la chiamo la sindrome di Scipione l'Africano. Vi ricordate il film del ventennio in cui c'è il centurione che sorregge il suo pilum mentre c'è una carica di elefanti cartaginesi che lui ha un bellissimo orologio da polso? Oppure Braveheart, dove nella battaglia di Bannersbrook c'è lo scozzese del 1200 che muore e c'ha le Timberland con la suola a carro armato. E gli americani li chiamano bloopers queste cose qua, danno un nome a tutto, però nei film passano tutto. Se andate a vedere in rete vedete le crostronerie incredibili che non, se uno invece la mette in un romanzo storico ha finito la carriera. Questo è un argomento che volevo trattare, cioè se insieme con questa stesura di romanzi sarà possibile in futuro anche avere dei film che trattano le storie che tu hai. Bene, uno lo hanno fatto, ma a mia insaputa, come direbbero politici di oggi. Ma dunque il mio romanzo inizia, adesso io non lo posso dire, l'unica soddisfazione che ho è che tutta la stampa mondiale l'ha riconosciuta questa cosa, perché sono usciti articoli dappertutto. Dunque il mio romanzo inizia nel 70 d.C. in una battaglia al confine della Germania, tra i Germani e i Romani, è il film uguale. Il mio romanzo ha come protagonista un centurione che diventa legato, che diventa generale, amico dell'imperatore, è il film uguale. Il mio romanzo, il centurione è diventato legato, amico dell'imperatore, l'imperatore viene ammazzato, il centurione se ne torna a Roma degradato e va a fare la scuola gladiatoria in una scuola dove il maestro è un tracio, e il film è uguale. Il mio uomo si porta presso le pietre della luna, le statue stelle delle nostre terre, e lui invece si porta presso i penati, quindi qualcosa di diverso. Insomma, il film ha preso 8 Oscar e si chiama Il Gladiatore. A me se ne avessero mandato una letteria di ringraziamento, non i soldini, ma mi sono ringraziato per avergli dato spunto. Voi sapete, la questione albano Michael Jackson ha fatto scuola, io non sono albano e ahimè neppure Michael Jackson, però insomma, alla fine. No, perché in questo gotta di scrittori ci sta anche Dan Brown,
Ecco, cosa pensi di Dan Brown, della sua scrittura, dei suoi... Io penso che chiunque riesca a vendere milioni di copie incontra i favori del pubblico. Vedete, noi italiani in particolare ci siamo, per grossa presunzione, siamo creduti dei Verga, dei Pirandello dal dopoguerra ad oggi, arrovellandosi attorno a questo ombelico che soffriva e raccontando le nostre sfighe a tutto il mondo, convinti che al mondo interessassero le nostre sfortune. Ma se io voglio sentire sfortune, vado dal campanello della vicina, lo suono e questa mi sommerge di sfiga. Io quando leggo e anche quando scrivo voglio evadere, voglio conoscere posti che non ho mai visto, e se li ho visti ci deve essere qualcuno che riesce a raccontarli meglio di come li racconterei io. Mi voglio appassionare a scrivere, non soffrire. Quindi non c'è la sindrome Salgari, cioè Salgari che non aveva mai visto nulla però raccontava luoghi meglio. Allora, che... un'altra cosa che mi lega a quello scritto rucolo che si fa la strada, per l'amor di Dio, ha insegnato a generazioni di gente a campare, Emilio Salgari. Io tante volte ho citato il mondo, vendevo petrolio, quindi salivo su un aereo, andavo da una parte del mondo, tornavo, vivevo sugli aerei. E alla fine ho detto, ma chi me lo fa fare? Ma è meglio vivere di cose più semplici, però starsene attaccati alle radici, ce ne siamo tornati qua a Lerici. Mia moglie nemmeno è di Lerici, abbiamo messo su famiglia. Quando mi intervistano i giornalisti, la prima domanda che mi fanno, mi dicono, senta, ma lei che ha girato il mondo, per lei è più facile raccontare l'avventura? E io dico, guarda, se vuoi la risposta del figo, ti dico, ah sì, certo, io... Ma non è vero, non è così. Se tu, per dire che nella 43esima c'è quella drogheria che vende quel cioccolato... Ma nemmeno ci sei abitato 40 anni nella 43esima, lo sai, perché devi sedere per scrivere e non descrivere, prendere un libro e studiare. Non ti basta il ricordo. Quando vai in un paese vedi dagli occhi se la gente è contenta, vedi le macchine che girano per capire che tenore di vita possono avere. Però per conoscere il paese devi descrivere il paese, devi metterti a tavolino e studiarlo. E così faceva quel signore che ci ha raccontato delle paludi putrescenti del Gange, del pianto del Consalonino, facendoci innamorare della letteratura per anni, e che noi, per vergogna di avere uno che scriveva d'avventura in Italia, siamo riusciti a chiamare Emil Salgari perché ce ne vergognavamo. Quindi pensate quanto male abbiamo fatto a noi stessi, perché eravamo convinti di essere dei Verga, dei veristi, e che i nostri maledetti fattacci interessassero tutti. Bene, avete, se hanno domande, se no io concluderei questo incontro. Ci sono i volumi disponibili, quindi vi invito a procurarli, facciamo anche un po' di pubblicità ovviamente, e chiuderei con una citazione bellissima di Kapuscinski. Kapuscinski diceva, quel che resta in fondo non è che vivere, viaggiare e scrivere. Bene, grazie per la serata, ci vediamo l'8 con Puppi Avati, i volumi sono lì, per gli autografi procurateli. Per il toro con la mano rotta, quindi valgono ancora di più.